Una rivoluzione epocale che Pescara e i pescaresi aspettavano da decenni, da quando nel 1987 l'ultimo treno si arrestò davanti alla pensilina del vecchio scalo ferroviario del capoluogo adriatico. Così è, per Carlo Masci, sindaco di Pescara, il progetto per la riqualificazione della cosiddetta area di risulta dell'ex stazione centrale, presentato oggi alla stampa. Dopo l'approvazione della giunta degli elaborati tecnici, ora si passerà al bando europeo e poi, entro fine anno, all'assegnazione del bando stesso. Da 34 anni i pescaresi aspettavano una risposta per l'area di risulta, soprattutto per eliminare quel risulta dietro alla parola area. E finalmente siamo arrivati perché ieri abbiamo approvato l'ultimo atto amministrativo prodromico al bando per le aree di risulta, un progetto di 56 milioni di euro che può essere realizzato grazie a un contributo regionale di 15 milioni e 900 mila euro e un contributo della Fondazione Pescara Abruzzo di 4 milioni di euro che realizzerà il parco di 66.000 metri quadrati al centro della città. È il parco più grande di Pescara dopo il parco d'Avalos, quindi parliamo di numeri veramente importanti, così come i parcheggi. Abbiamo privilegiato architettura di qualità e quindi i criteri che abbiamo stabilito nel bando sono criteri che permetteranno di realizzare strutture sostenibili dal punto di vista ambientale, che abbiano una qualità architettonica superiore. Ci saranno i parcheggi in numero sufficiente per il centro commerciale naturale, totalmente cambiata l'area di risulta, quindi parliamo di una rivoluzione epocale che i cittadini di Pescara aspettavano oramai da troppi anni. I tempi quali sono? I tempi sono che entro la fine dell'anno individueremo il soggetto che realizzerà l'opera. In 3 anni si realizzerà l'opera e dopo le caratterizzazioni del terreno, il progetto esecutivo, realisticamente i lavori partiranno a fine 2022.